Ho sempre sentito la necessità di sperimentare e di dire al prossimo, chiunque sia, qual era la strada per riprendersi in mano, per sentirci vivi, compresi da subito che noi siamo vivi 24 ore al giorno, noi passiamo molta parte della nostra vita dormendo, o facendo la fila alla posta per i conti correnti, insomma, poi alla fine il tempo che dedichiamo veramente a noi, è molto poco. E allora bisogna avere degli accorgimenti, conoscere delle cose. Ecco, queste cose, in sintesi, sono state radunate in questo libro, Il senso del sogno. La tecnica del sogno richiede molto impegno. E questo può spaventare il ricercatore alle prime armi, eppure può riservare grandi rivelazioni interiori e aprire nuovi spazi. Non possiamo abbandonarci passivamente al sonno, sprofondare in un altro stato dimenticandoci chi siamo. Il lavoro interiore non avviene solo in stato di veglia di giorno, ma è un cammino incessante che può avere nella notte e nel sogno degli amici straordinari. Prendere consapevolezza che in noi c'è veramente tesori incredibili che ci uniscono al di là di quello che sono le misure umane di tempo e di spazio. E questo aiuta anche a superare i nostri termini di fine, i nostri termini negativi. Perché non siamo qui come in una prigione multidimensionale, siamo qui per comprenderci, evolverci e unire. Questo è l'intento di questo lavoro.